Amici della C, una giornata di giovedì che è ancora di sapore invernale per quanto riguarda la nostra penisola, in particolare al centro-sud Italia avremo ancora dei fenomeni che sono di tipo nevoso, altezza prossima ai 1000 metri, che sono alimentate proprio da questa discesa di aria artica proveniente proprio dal circolo polare e diretta attraverso i Balcani in corrispondenza del meridione d'Italia. Tutto ciò è ben evidenziato anche nell'analisi a 1500 metri di altezza e vediamo la Calabria al centro in basso dello schermo colorata di verde. Verde sono le temperature più basse e diciamo questa situazione è destinata ad avere pochi cambiamenti da qui fino al fine settimana. Nel corso della prossima settimana potremmo assistere a qualche diciamo cambiamento, però rimanendo sempre in termini di situazione di stampo invernale. D'altro canto il mese di gennaio è il mese notoriamente più freddo per il meridione d'Italia. Passando uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola possiamo dire che non sono previsti fenomeni sul settentrione d'Italia, sono ancora previste instabilità sulla fascia tirrenica con precipitazioni sul centro Italia e sul basso versante tirrenico, sul settore siciliano e sulla Calabria meridionale, con nevicate ancora possibili a quote prossime ai 1000 metri. Sul settentrione d'Italia una giornata dal sapore diciamo invernale per quanto riguarda i valori termici, in assenza di fenomeni significativi farà comunque molto freddo con temperature con le massime prossime ai 5-6 gradi e le minime abbondantemente sotto lo zero. Ancora instabilità sulla fascia tirrenica, nevicate sulla catena appenninica centrale ad altezze prossime ai 700-800 metri. E la giornata di giovedì vedrà sul meridione d'Italia ancora instabilità sulla fascia tirrenica fino alla Sicilia con dei brevi fenomeni e più propriamente anche sulla Calabria meridionale e sul settore orientale della stessa Sicilia. E sarà una giornata ancora fredda con valori termici con le massime sotto i 10 gradi e le minime abbondantemente sotto lo zero a quote collinari, con nuove nevicate possibili sui rilievi della Sila e del Pollino ad altezze prossime ai 1000 metri. Saranno le ultime, se probabilmente, di questa fase diciamo invernale, stante che il fine settimana si prevede abbastanza rigido da un punto di vista termico, ma con fenomeni ormai in fase di progressivo esaurimento. La grafica che vediamo è relativa alla giornata di venerdì, non sono da segnalare per la giornata di venerdì fenomeni significativi, aperture sul settore costiero tirrenico a partire da ovest, in estensione nel corso della giornata stessa di venerdì e poi ancora nel corso del fine settimana sul resto della nostra regione. E poche le variazioni anche con l'inizio della prossima settimana. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Conotaro per gli amici di La C.